Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Dopo un lunghissimo periodo tornano gli assaggi nerd. Ok ragazzi, bentornati sul canale. Questo tornano anche i video di coppia con la mia mogliettina. E perché vanno come crusty crab? Sta inquietando. Sì, allora, e non ve lo perdete perché venerdì altro video di coppia, sta settimana due video di coppia e quello di venerdì sarà fighissimo. Allora, tornano gli assaggi nerd perché sono andato al supermercato mentre facevo la spesa e ho trovato questi bellissimi Vita Stick, questo di Topolino e questo di Frozen, che sono diversi perché Vita questi Coppa. Sono questi sono, allora intanto sono prodotti dalla Made in Milano, Made in Italy, Made in Milano addirittura, ah però, proprio regionale. Allora sono della Vita Vigor dal 1958 e quindi non hanno, insomma non ci pagano, tanto Vita chiariamo. Vita Stick e Vita Pop. Vita Stick e Vita Pop, io c'ho una Vita Stick e lei c'è una Vita Pop. Pop. E non ci pagano, non sappiamo, io non sapevo nemmeno chi fosse questa azienda. E consorzio autorizzato Parmigiano Reggiano, perché questi sono dei mini stick al Parmigiano Reggiano, questi invece sono soffietti al mais. Al mais. Mais. Allora, apro prima io, la confezione già è bellissima, aspetta, ragazzi. La mia c'è scritta che c'è una sorpresa. Come una sorpresa da collezione? La tua. Oh, sorpresa da collezione, quattro tatuaggi Disney, non me ne ero accorto. Ma che spettacolo! C'è scritto una sorpresa e basta. Ok, allora, intanto bisogna aprire. Adesso ti dirò un'altra cosa, perché un pacchetto, voi non lo sapete, ma un pacchetto di questi qua, io l'abbiamo già aperto, perché ne ho comprati due di questi e uno di questi. Quindi uno l'ho già aperto, quelli non li abbiamo ancora assaggiati, ma questi li abbiamo assaggiati. E abbiamo buttato gli adesivi, perché io non l'avevo letto. Eccoli qua. Oddio, non è che ho perso sta grande cosa, Non è che ho perso sta grande cosa, sta adesivo di Paperino, Emma sarà contenta. Ma non è. Ma è un tatuaggio. Tatuaggio? Boh. Collezione di tatuaggi? Sì. Allora Emma sarà contentissima. Guardate che carini i pacchetti. Perché ogni pacchetto. Sì, c'ha i personaggi. C'è Paperino, c'è Pippo. Ci sono qui qua. Guardate che carini. E poi c'è di nuovo Paperino. Ci sarà Topolino. Topolino è solo sul pacco esterno. No, Topolino è solo sul pacco esterno. Allora, questi li rimettiamo dentro. Io. Questi qui li assaggiamo. Cioè, veramente mi vanno, perché questi li abbiamo già assaggiati. Però mi vanno, vuole uno? Grazie, signorina. Non prego. Sono buoni perché sono al parmigiano reggiano e fanno parte della serie Cucina Disney. 100% olio extravergine di oliva. Quindi, buoni? Questi saranno più buoni. Infatti questi mi curiosinano di più. Vai. Ovviamente è Anna. Anche dentro sta vediamo un po'. Quindi che cosa ci sarà dentro? Un adesivo di Frozen. Oh, io c'ho il pacchettino di Elsa. Oddio che carini i pacchetti. Sono diversi anche questi? Oh, ecco, di sotto. Che carini, vado. Veramente. I pacchetti sono veramente, veramente vediamo. Carini. E adesso Anna. Sì, c'è pure quello di Anna. Ci sarà pure quello di Olaf, ovviamente. No, mi sa che sono Elsa e Anna che si ripetono. Elsa e Anna che si ripetono? Sì. Elsa e Anna che si ripetono. Il tatuaggio? Cerca il tatuaggio, cerca Olaf. C'è Olaf e ti pare che Olaf non lo fanno, ragazzi. Ti pare che non ci fanno Olaf. Due Olaf. E il bellissimo tatuaggio di. Carino, un microscopio. Di? Elsa, proprio piccolino. Oh, di Elsa. La neve che ti tatuerò addosso. Tatuerò. Vabbè, insomma, avete capito? Questo è Frozen 2, intanto. Ok. Ah, c'ha ragione. Da me i crocchetti. Allora, che si mi incuriosivano veramente tanto. E dietro. Ma sono identici a quegli altri? Identici? No, al mais. Sono di niente. Cioè, buoni, Allora, se li dovete dare. Pensavo fossero meglio, anche perché questi c'ha scritto al mais. Quindi aromatizzato al mais. Io il mais non lo sento, però. Sfoglietti al mais. Beh, anche lì il formaggio si sente benissimo. Sfoglia di mais 8%. Mm-hmm. Adesso non si sa. Allora, la cosa molto carina sono. Intanto ci piaceva la confezione e siamo stati attirati come le falene. Però. Le cavolate, ne sempre.
la cosa carina, secondo me, è che se li dovete dare ai bambini, non sono unti. C'hanno il 100% di olio extravergine d'oliva e poi non... Sì, li puoi portare con te perché ci sono i cosi, non, e sono senza olio di palma, ingredienti leggeri, parmigiano reggiano, gusto che non stanca mai e sono al forno, non sono fritti. Sì, sono per i bimbi. Quindi sono, se li dovete dare a un bambino per una merendina al volo, eccetera, eccetera, se no, i grandi... Voi li prendete e li pucciate nella Nutella. Sì, guarda, c'è un pochino dentro, riempi di Nutella. Si farciscono proprio bene con la Nutella. Mi sa che io mangio altri due di questi, perché questi con parmigiano reggiano sono ancora più buoni. Pensavo che quelli fossero proprio fatti di mais, capito? E invece no, sono praticamente dei crackerini, dei bastoncini di cracker aromatizzati. Però è molto molto leggero. Non so tanto di cosa dietetica quanto abbiamo. Sì, sono una cosa sana perché sono in cucina con la Disney e li potete dare ai bambini. Andiamo. Insomma, spero di avervi fatto scoprire una cosa carina. Neanche tanto dietetici. 8,5 di grassi. Vabbè, però è Vabbè. Una sfogliatina aromatizzata, quindi è una cosa abbastanza leggera. Consiglio quelli. E dietetica, questi sono più buoni. Questi qui sono più buoni, quelli sono un po' sciapiti. Però ripeto, se volete fare, o magari siete delle ragazze o delle signore che vogliono rimanere in forma, vi toglie la fame con una cosa semplice, insomma. O per accompagnare il pranzo, praticamente, per accompagnare uno snack. Snack. Va bene, ragazzi, spero che questo video breve vi sia piaciuto e vi siate divertiti. Non vi perdete il video di venerdì, di nuovo video di coppia, ma spacchettiamo una serie nuova arrivata in negozio di personaggi che è fighissima. Veramente figa. Ok, vai a prendere la Nutella. Ciao, ragazzi. Ciao.